Oggi 13 aprile siamo qui a Ostia, al municipio, dove c'è una manifestazione in corso, manifestazione dei gestori o ex gestori delle 8 spiagge libere, spiagge pubbliche, che anche quest'anno hanno delle problematiche. Sembra che delle concessioni non verranno rinnovate, le spiagge torneranno a essere libere al 100%. Salviamo Ostia, qui fra un po' non ci saranno più le cose che consentono di gestire spiagge. Arrivando in questo momento anche esponenti di Casa Pound. Siamo qui con noi Luca Marcella, rappresentante di Casa Pound qui di Ostia. Vogliamo sentire il suo parere, il loro parere in merito alla visibilità, alla fruibilità di tutte le spiagge, oltre a queste 7-8 pubbliche che andranno a subire comunque in qualche maniera una penalizzazione. Ma guarda, io credo che questo delle spiagge libere per cui oggi si manifesta è un fatto molto grave, nel senso che innanzitutto per i cittadini e per i bagnanti, perché penalizza Ostia in sé. Avere spiagge libere, non attrezzate, spiagge libere senza bagnini, spiagge libere senza bagni, e tutto questo chiaramente penalizzerà Ostia, perché i romani non verranno sicuramente sulle spiagge libere di Ostia in mezzo a Vucumprà e immondizia. Quindi questo penalizza Ostia, penalizza sicuramente e mette in mezzo a una strada molti lavoratori, i gestori delle spiagge libere, ma qui c'è da parte del municipio una guerra insensata da parte dell'amministrazione Burchiani, che noi stiamo contrastando da tanto tempo, c'è una guerra aperta all'imprenditoria di Ostia. Ma riguardo un momentino dalla parte, diciamo, le spiagge pubbliche libere, che comunque devono essere funzionanti per i cittadini, ma la situazione in cui versano i concessionari balneari, che si sa benissimo che sono anche qui, insomma, c'è molta illegalità anche in quel settore lì, molti abusi. Come la vedete voi? Io credo che Burchiani, quando ha provato a fare i sequestri, ha fatto soltanto degli spot elettorali, perché poi quello che lui sequestrava un giorno veniva dissequestrato il giorno dopo. Chiaramente sul lungomare si può intervenire, si deve intervenire. Io non credo che il problema di Ostia ad oggi sia il lungomuro, però è chiaro che bisogna rispettare le regole, ma è il municipio prima di tutto che deve rispettare le regole, è il municipio che deve garantire i servizi, perché qui a repentaglio anche la sicurezza di tutti noi, perché andare al mare senza un bagnino o con le siringhe che trovi in mezzo alla sabbia non è sicuramente una cosa positiva per il nostro territorio. Grazie. Bisogna andare a un rinnovamento, che quindi si prevede l'apertura di tutte le spiagge in quanto tale, perché come da tutte le parti l'apertura agevola la partecipazione, la frequentazione e anche l'arricchimento, diciamo, della vita nelle spiagge. Qui siamo in una situazione troppo arretrata rispetto agli andamenti che normalmente ci sono in tutti i settori. Il problema è che oggi abbiamo la difficoltà persino a garantire la pulizia delle spiagge. Quindi è l'ABC, la premessa, per poter parlare del miglioramento dell'assetto delle spiagge. Credo, insomma, io ho partecipato all'epoca al PUA che poi il centrodestra ha eliminato. PUA del 2005, giusto? Certo, al PUA del 2005, con difficoltà, proprio su mia proposta, trovammo l'accordo per vedere dei varchi, che ovviamente non erano quelli piccoli come sono ora al pontile, ma erano di 12 metri, perché la gente ci deve andare e muoversi tranquillamente, non stare appiccicati. E abbiamo individuato intanto provvisoriamente in corrispondenza di tutte le stazioni che ci fossero dei varchi per poter andare tranquillamente al mare. Ma questo PUA però non è andato in porto. Non è andato in porto perché la regione l'ha bocciato, nel senso che ogni comune avrebbe dovuto farlo, PUA sulla base delle loro normative, che infatti quelle invece erano del Comune di Roma, che andava per l'approvazione, diciamo, alla regione. Lì abbiamo anche incontrato delle difficoltà con l'avvocatura del comune, che diceva che non poteva avere valore vincolante, nel senso che non era un sistema urbanistico nuovo. E comunque noi dicevamo
anche la pressione verso i concessionari poteva consentire invece di realizzarlo anche se gradualmente, quindi era una scommessa ma era anche un indirizzo ben preciso, cioè quello di liberare il mare e di fare in modo che la visibilità, specialmente nel centro cittadino, fosse in corrispondenza proprio con le strade. Le strade venendo devono trovare tutto il mare libero. Grazie. Qui con le associazioni che in quelle spiagge hanno fatto attività culturale e sociale. Siamo qui con gli ex detenuti che hanno lavorato in quelle spiagge. Siamo qui con quelle persone che hanno scontato le pene sostitutive in quelle spiagge. Siamo qui per dire che Ostia non può morire in questo modo. Siamo qui perché non capiamo che cosa sta succedendo. Si parla di annullamento del bando del 2014, Ostia commissariata per mafia. In questi ultimi anni, dove noi che abbiamo vinto il bando e abbiamo gestito un bene pubblico, siamo stati controllati fin dentro il midollo spinale. E li voglio elencare: Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, Vigili Urbani, ASL. Siamo stati costretti ad adeguare quelle strutture che loro ora considerano abusive, adeguarle per la sicurezza del lavoro. Abbiamo speso tempo e soldi e ora ci dicono che quelle strutture sono abusive, strutture che sono state costruite dal Comune di Roma, non da noi. Allora noi non possiamo rimanere in questa situazione. Il bando è scaduto, è avviato il processo di annullamento del bando per vizi di forma interni all'amministrazione comunale. Noi siamo vittime di tutto quello che sta succedendo. La soluzione è allo sbando. Oggi è la notizia di pochi minuti fa. Il bando promosso dal municipio per la sicurezza balneare è andato deserto, quindi è stato annullato in autotutela. Questo vuol dire che il municipio non garantirà nelle spiagge libere attrezzate nemmeno la sicurezza balneare, prevista per legge, per obbligo. Allora noi diciamo che in questi anni che abbiamo ribadito che quelle spiagge devono avere una funzione sociale, perché i guadagni provenienti dalle stagioni balneari non possono essere solo alla mercé di privati imprenditori che si mettono i soldi in tasca, ma devono essere dati al sociale, perché noi creiamo posti di lavoro veri, non in nero. Noi creiamo una situazione per cui quelle persone che hanno sbagliato nella vita possono essere riabilitate socialmente. E adesso chiediamo al municipio di dirglielo loro a questi lavoratori che quest'anno devono rimanere a casa, la cui loro unica fonte di sostentamento per potersi prendere e guadagnare il pane era il mare. Diteglielo voi, perché noi non abbiamo il coraggio di dire questa cosa. Il municipio aveva tutto il tempo per fare un bando nuovo. Il tempo c'era, non è stato fatto e ci chiediamo perché. Noi eravamo assolutamente d'accordo ad un nuovo bando e ovviamente vincesse il migliore in questo bando, ma non l'hanno voluto fare. Ora la situazione non può essere il degrado più assoluto, la soluzione non può essere che quelle spiagge libere e attrezzate vengano date alla mercé di tutti, degrado, senza pulizia, perché noi che siamo operatori del mare abbiamo capito che non c'è solamente la sicurezza al mare, ma c'è la pulizia delle spiagge, la pulizia dei bagni che vanno sanificati 3-4 volte al giorno, e loro non riusciranno a garantire queste cose. Allora io mi chiedo per quale motivo, se c'è un disegno dietro, gli stabilimenti balneari continueranno a lavorare, le spiagge libere attrezzate saranno lasciate alla mercé di tutti, i cittadini andranno da un'altra parte al mare, non certo Ostia, perché non si può prendere il sole immersi dai rifiuti. Allora c'è un disegno dietro? Noi vogliamo sapere questo. State facendo morire Ostia perché magari tra qualche tempo uscirà fuori un nuovo progetto e tutte le spiagge libere verranno date in mano alle multinazionali? Noi diciamo di no, perché i lavoratori hanno diritto di lavorare nei beni pubblici.
I lavoratori hanno diritto di guadagnarsi il pane. Diciamo di no, non ci stiamo e lo diciamo sempre con più forza. Non è possibile che in un territorio commissariato per mafia i beni pubblici vengano lasciati al degrado e abbandonati. Non lo possiamo permettere. E visto che stiamo in tema pasquale, chiudo, fatemi fare un esempio che riguarda la confessione, insomma. Gesù Cristo è stato ucciso in piena legalità. È legale. L'assassinio di Gesù Cristo è stato legale. Ora sfido chiunque a dire se è stato anche giusto. La legalità non è niente senza giustizia sociale. E le cooperative che sono qui, le associazioni che sono qui, sono dei presidi di sicurezza. Dovrebbero essere valorizzati in un commissariamento per mafia. Invece siamo buttati in pasto, abbandonati. Non è possibile questo, non lo permettiamo. E allora lo diciamo noi con forza oggi. Lo vogliamo dire con forza, bisogna garantire il diritto del lavoro, bisogna garantire il decoro di quelle spiagge, avevate tutto il tempo di farlo e vogliamo sapere perché non l'avete fatto, attendiamo una risposta e non l'attendiamo solo noi, credo che l'attenda tutto il municipio X, tutti i cittadini per bene del municipio X, grazie. Rappresenta una propria identità. Noi siamo un'associazione sportiva dilettantistica, Onlus, e la prima associazione in Europa ad avere il patrocinio della Comunità Europea per le attività sociali che svolgiamo sul territorio e non solo. Abbiamo qui una rappresentanza dei ragazzi sordi che da tanti anni ormai ci seguono su tutto il territorio. Noi ribadiamo un concetto fondamentale: la spiaggia libera, attrezzata, è un bene sociale di tutti i cittadini. Al di là di quello che può essere l'aspetto lavorativo, che è importantissimo, sottolineo un altro aspetto importantissimo, oltre alla pulizia chiaramente della spiaggia stessa, è l'assistenza a mare, ragazzi. Non è pensabile che il municipio, e non c'è nessuna legge che lo permette, si possa creare situazioni, spiagge abbandonate con non assistenza ai bagnanti perché manca il marinaio di salvataggio. Quando noi abbiamo preso la spiaggia in affidamento, la capitaneria di porto è venuta e ha preteso, per un errore sempre del municipio, il terzo marinaio di salvataggio. Io parlo dell'Epicer. Abbiamo garantito in questi anni talmente tanti salvataggi, e qui ci sono alcuni giornalisti che ci conoscono bene, che ci hanno, come dire, anche riconosciuto a livello nazionale un riconoscimento con una medaglia al valore per i salvataggi. Da anni operiamo nel sociale, siamo stati additati come mafiosi, una cosa vergognosa. Siccome siamo stati controllati fin dentro il midollo spinale, si sono accorti che mafiosi non siamo, anzi potevamo essere una vitamina contro la mafia, ma non hanno accettato il nostro aiuto. Allora, a me sembra alquanto strano che negli anni precedenti ci hanno obbligato a mettere il bagnino di notte. In questa stagione non ci sarà manco il bagnino di giorno,